Il già citato e più volte ripetuto Domenico Fiorentini ritorna adesso utile per la compagnia dei battenti intorno al 1799, almeno da quanto fondamentalmente viene attestato ed è naturalmente riportato in questo cartiglio che riporta Andreas Borzo Camerarius Fieri Fecit Annus Millesimus Settecentesimus Novantanovesimus. Le nostre impressioni naturalmente su questo, o almeno per chi sia un pochino addentro, ma anche per chi fondamentalmente senta una sensibilità, o almeno nutra e alimenti una sensibilità storico-artistica e figurativa, naturalmente è molto difficile interpretare quasi come settecentesco, quasi ottocentesco, un'opera che in effetti non fa nient'altro che raccogliere un catalogo già sperimentato intorno al nostro manierismo e che fondamentalmente raccoglie e oggettivizza determinati aspetti meramente rapportabili a quello che è un Federico Barocci nel Cristo, Girolamo Siciolante, San Giovanni Battista sulla destra, come naturalmente la Maddalena, dalla folta capigliatura già vista e indagata per il nostro Angelo Guardanagni nella medesima Cappella dei Battenti, e per questa Vergine Maria che non fa nient'altro che raccogliere quello che è esattamente la postura, o meglio positura, di un Cristo nella Cappella Papazzurri, il quale è cascato in deliquio per la pietà, una cappella romana, per questa pietà della Cappella Papazzurri, ripeto, la quale verrà poi venduta intorno ai primi anni del 1800, 804, 805, dal principe Varischi, dalla stessa famiglia, la quale aderirà formalmente ad altri connotati estetici in voga nella Roma del primo Ottocento. Naturalmente oggi la nostra pietà è ancora nel Museo Centrale di Poznań in Polonia e fondamentalmente fino al 1804 il nostro Domenico Fiorentini ebbe occasione sicuramente di poterla vedere, visto che l'opera è datata 1799. Per naturalmente il nostro riferimento specifico sulla destra abbiamo quest'altro